metti una crozza su, cano cano. Due corosso e ci osi spiari, il tramare di spostio, un gran dolore. Inizia in questa calda domenica estiva la prima festa del pane. Siamo nella prima serata, dietro di me vediamo le prove dello spettacolo che avrà luogo tra qualche ora. Nel frattempo andiamo a vedere la fiera dove si degustano prelibatezze e la gente accorre in massa. Accanto a me Vincenzo Marrone del panificio Fratelli Marrone di Mazara del Vallo. Cosa state esponendo? Qui vedo tante prelibatezze. Sì, praticamente la cosa più importante è il pane ovviamente e poi degli assaggini, diciamo delle tartine con olive, con acciughe, pizzette piccole, cose da antipastini diciamo. Come sta andando questo primo giorno di fiera? Ah, sinceramente la gente apprezza, quindi penso che vada bene. Io penso che torneranno anche domani, dopodomani. Lo spero. Quindi meglio partecipare e soprattutto anche l'anno prossimo si spera che si ritorni a fare la festa del pane. Eh sì, speriamo che si ingrandisca pure. Perfetto, qua c'è l'altro socio, l'altro fratello Davide. Cosa ne pensa della serata? Una bella serata, organizzata bene. Complimenti all'organizzatore e ringraziamo che siamo state invitate e siamo felici di aver portato qualche cosa per far assaggiare. Speriamo che si ripeta nei prossimi anni e nei prossimi 20 essere presenti anche noi. Cosa ne pensa di questa manifestazione dell'affluenza? Ma sembra che si possa dare un giudizio quasi positivo. Vediamo con l'evolversi domani sera, dopodomani magari. Dei suoi prodotti, parliamo dei suoi prodotti, cosa sta offrendo questa sera? Noi abbiamo, le nostre produzioni sono olio extravergine di olivo, DOP, poi abbiamo pomodori secchi, abbiamo le mandorle, tutto di nostra produzione, le olive. L'affluenza sembra gradire, la gente vedo che arriva, mangia e poi torna di nuovo. Sì, questo è vero, abbiamo già avuto degli ordini, quindi siamo positivi. Accanto a me Nicola Bono del panificio Bono di Mazara del Vallo, anche voi a partecipare a questa fiera del pane, la festa del pane. Già questa prima serata penso stia andando abbastanza bene. Sì, è andata abbastanza bene come degustazione del nostro pane, e abbiamo offerto pure un po' di pane francese e pane casereccio. Una manifestazione a cui partecipare anche l'anno prossimo se si rifarà? Esatto, sì, ben venga, sì. Le persone sembrano apprezzare il pane, vedo persone che arrivano, poi tornano, riprendono sempre il pane, molto buono. Sì, sembra che non hanno visto mai il pane, ma è ben accolto qua il pane a Mazara. Abbiamo parlato in queste serate di temi che a mio avviso afferiscono a questo territorio e dal mito siamo passati alla leggenda per finire questa sera con la storia. Accanto a me Danilo Di Maria, consulente storico per queste tre serate a Borgata Costiera, ad aprire appunto le danze di questo spettacolo serale, il tuo exploit sul palco. Abbiamo spiegato, anzi hai spiegato, proprio come nasce il pane anche a livello culturale, ci hai fatto una spiegazione di storia. Sì, memorabile l'evento, perché in verità afferisce ad una tradizione, a una cultura, ad una identità culturale del popolo di Borgata Costiera, che risulta essere davvero importante se non altro per le radici che evidentemente devono essere sempre poste all'attenzione, le radici che ci appartengono e dalle radici nasce la vita. In una società che evidentemente è vocata a questo virtuosismo tecnologico e conseguenzialmente ad una cultura che risulta essere preminentemente economica, risulta importante
importante, a mio avviso, rievocare tradizioni, usi e costumi, perché nella loro genuinità, nella loro autentica maniera d'essere stati e di essere ancora, davvero danno un senso alla vita e alimentano l'anima e in un certo qual modo edificano le coscienze. La storia del pane che si declama in questi tre giorni e non solo il mondo contadino risulta essere un valore davvero inestimabile. Il profumo della dignità dell'uomo che lavora i campi è colonna sonora di questi luoghi, è davvero molto cara agli occhi di Dio, e tutto quello che ne deriva evidentemente, la valorizzazione del pane come valore, come simbolo, che non è una storia assolutamente recente, si perde nella notte dei tempi, parte dall'antica Grecia con il culto di Demetra, approda nella sensibilità letteraria di Dante Alighieri per quanto riguarda la sua citazione nel Convivio, e poi tutto quello che ne deriva, l'istituzionalizzazione del pane stesso, voluto dalla Chiesa con la festività del pane di San Giuseppe intorno al Rinascimento, per ultimare come evento epocale con la Rivoluzione Francese. Per questo pane, in nome di questo pane, sono cadute le teste dei sovrani appunto di Francia, che negavano il valore unico del pane stesso proprio al popolo. Sotto questo riguardo abbiamo quindi una realtà, una testimonianza di valore unico che afferisce alla qualità, al valore del pane e a quelle persone che lo preparano, dalle pie donne di questa borgata ai vari panificatori. E in un certo qual senso quello che evidentemente contraddistingue l'operatività di questi uomini, di queste donne, che risulta essere davvero specchio riflesso di un grande amore quale quello di Dio per noi, per quanto riguarda questo dono dal valore inestimabile che risulta essere per l'appunto il pane. Cosa ne pensi quindi di questa serata e di queste altre due serate che verranno? Ma chi evoca la storia, chi in un certo qual senso ricalca i temi del passato, chi rimembra gli usi e le tradizioni, per certi versi merita il plauso della gente. Io penso che un ringraziamento sentito vada senza ombra di dubbio alla Regione, vada al Sindaco Cristaldi, al Consigliere Foggia, perché i valori che afferiscono ai contenuti della tradizione, l'identità culturale di un popolo, non siano mai sottaciuti, ma anzi messi in evidenza, si accendano pure i riflettori su questi principi, perché sono davvero quelli che costruiscono le generazioni future. Un popolo senza la sua storia non vive alcun presente, non è in grado di progettare nulla. Ecco l'importanza di questi tre giorni, che è tutta da vivere. Questa prima festa del pane ha avuto luogo anche grazie al patrocinio del comune di Mazara del Vallo, che ha dato un grande contributo. Accanto a me l'assessore delle Spagnolo, cosa ne pensa di questa serata? Una bellissima serata, certamente sono sempre lieta ogni qualvolta che il consigliere Foggia ha queste bellissime iniziative che propone alla nostra amministrazione. Io sono lieta sempre di affiancarla, perché come avete già ben visto, avete notato, è riuscita una bellissima serata, e poi non fa altro che comunque sempre rivalutare quel territorio, parte della nostra Mazara che è la borgata di costiera, e quindi sono veramente lieta di assistere a questo bellissimo spettacolo. Questa è soltanto la prima serata, ce ne aspettano altre due davanti a noi che saranno altrettanto divertenti, presumo. Ma sicuramente lo saranno, queste altre due serate sicuramente allieteranno soprattutto tutti i cittadini, ma non solo, quindi sicuramente molti turisti verranno a visitare questa bellissima, diciamo appunto, parte della nostra territorio, della nostra Mazara, e assistere a questo bellissimo spettacolo. Non c'è amore in te, vedo le ferite, credimi, io non riesco a respirare, è un'ossessione che grida forte dentro me, il mio cuore ha paura di te. Sento il tuo respiro squillare nella mia testa, sento la tua ombra sparire nella tempesta, cambiano i colori e la vita mi contrasta, è uno sterminio di emozioni che da sempre ci sovrasta.
Accanto a me Alexis Sant'Angelo in arte Seik e Mirea Perniciaro, siete appena scesi dal palco. Qual è l'emozione che sentite in questo momento? Il pubblico come lo avete trovato? Il pubblico intanto l'abbiamo trovato spettacolare. L'emozione sul palco è una cosa, diciamo, indescrivibile, perché hai in quel momento tutto che trema, l'ansia, e il sangue che pompa velocissimo, quindi è un'emozione bellissima sul palco. Virtuosismi vocali impressionanti quelli tuoi, hai fatto proprio tremare il pubblico di emozioni. Grazie mille, sì, infatti c'è stato uno studio dietro abbastanza elaborato, perché comunque ho studiato canto per qualche anno e questo mi ha permesso, insomma, di fare quello che faccio oggi e spero sia piaciuto. Parliamo un pochettino anche della vostra storia, come nascono i pezzi? I pezzi nascono da quello che abbiamo dentro, diciamo. Tutto ciò viene composto, più il pezzo riguarda la nostra vita, più si ci mette più emozione, quindi la sentiamo proprio nostra la canzone, quindi è tutta un'altra cosa, come se, diciamo, ti danno un testo e lo canti, perché non è scritto interamente da te, quindi cantare un pezzo scritto da se stesso è tutta un'altra emozione. Il vostro duetto com'è nato? Come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti perché essendo entrambi di Mazara, che comunque ci conosciamo un po' tutti, specialmente ragazzi che sono coetanei in età, siccome insomma io vedevo che lui cantava e lui magari vedeva qualcosa di mio, abbiamo pensato di unirci, no? E quindi di creare qualcosa, perché magari ci sentivamo incompleti artisticamente entrambi, e allora unendoci abbiamo creato un po' questo connubio di due stili diversi che però si abbracciano. Perfetto, cosa pensate della serata? Magari l'anno prossimo potrete esibirvi nuovamente? La serata è stata, diciamo, bellissima, anche, come ripeto, pubblico spettacolare. Se ci sarà qualche altra opportunità, volentieri. Cosa ne pensi quindi della serata? Veramente bellissimo, il pubblico molto partecipe, infatti ho visto entusiasmo da parte di tutti e anzi spero che continui così anche con gli altri artisti dopo di noi, e sicuramente con molto piacere, se ci sarà ancora un'opportunità di partecipare, saremo gratissimi anzi dell'opportunità. Uno degli sponsor di questa bellissima tre giorni a Borgata Costiera, Giovanni Iacono, nonché consigliere comunale, parliamo della ditta invece che sta appunto portando in piazza i propri prodotti. Questa è una manifestazione importante dove ho anche la possibilità di mettere in luce la mia azienda, dove è un'azienda che si occupa soprattutto dell'igiene sia a livello civile che industriale. Avendo avuto questa opportunità e dando anche un sostegno al collega Foggia come azienda, ho ritenuto opportuno di partecipare a questa manifestazione per comunicare a tutti quelli i nostri servizi che facciamo. Accanto a me il presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, Vito Cancitano. Cosa ne pensa di questa serata? Già tante risate le abbiamo fatte. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare il consigliere Francesco Foggia, che fortemente ha voluto organizzare ancora una volta in questa bellissima borgata di Mazara un bellissimo evento. E gli attori, i comici che sono presenti in questo, fra stasera e le altre sere, dimostrano il valore di questa manifestazione. Cosa ne pensa quindi di ciò che ha visto finora? Le prossime serate le sarà pure presente, presumo? Sì, sono stato convocato dal consigliere Foggia, non posso dire no, quindi domani sera sarò qua e dopodomani pure.
io devo ringraziare pure perché ho visto la partecipazione di diverse tante ditte di Mazara del Vallo che ancora una volta hanno dimostrato il voler fare, che hanno consentito a questa all'organizzazione appunto di fare questo bellissimo evento. Quindi un grazie particolare a tutte le ditte e al consigliere Foggia, con l'auspicio che ancora il prossimo anno farà ancora di meglio. Mia suocera è come il piccione che caga fuori dal balcone, intesa a tutte le persone nella zona della stazione. Mia suocera fa impressione, dice che sono un Risate a crepapelle con Giovanni Cangelosi sul palco qui a Borgata Costiera in questa prima serata, è iniziata benissimo proprio con lei. Io ti ringrazio, però ti dico subito che siccome io ho 22 anni mi puoi dare del voi. Allora Giovanni, com'è andata questa serata? Ora sì, ora ci siamo. E allora ci siamo divertiti tutti, anche perché oggi, come tu hai visto, non c'era mia suocera, perciò ci siamo divertiti, vero? Ste suocere, ma che fanno queste suocere? Come ho già detto prima, non tutte le suocere sono cattive. Per esempio, la suocera di mia moglie è un pezzo di pane. Certo, dicono tutti così però, eh? Anche lei fa i complimenti alle suocere. Insomma, una bella serata, io penso che ci siamo divertiti. Una cosa che volevo dire, come vedi c'è un fresco bellissimo, si sta veramente bene, anzi se portavo una magliettina con le maniche lunghe era meglio. Anche una pellicetta poteva andare bene. Ecco, magari qualche pellicetta, però ora che ci penso c'è mia suocera dentro il portabagagli, chiusa, devo andare che c'è mia suocera. Allora corra perché, anzi corri, scusami. Corri perché non si sa mai. È emozionatissima, fino a poco prima dello spettacolo mi ha guardato e mi ha detto, dice, sei un bonazzo, hai il fisico bellissimo. Assolutamente. E ha il fisico bellissimo, ho detto, ormai c'è mia suocera, mi dispiace, allora sarà per la prossima. Ok, allora vado che c'è lei con la museruola. Va benissimo, attenzione però, non la tolga la museruola. Intervista qualcun altro che io la vado a vedere, ciao. Arrivederci. Accanto a me il signor Piazza della Vitaldent, un altro degli sponsor presenti in questi tre giorni. È importante partecipare a manifestazioni del genere, dà molta visibilità nonché non soltanto al territorio ma anche appunto alla ditta. Sì, io in qualità di responsabile del centro Vitaldent di Mazara ho aderito a questa iniziativa da parte del comune di Mazara, in quanto come azienda, come Vitaldent, crediamo molto nella visibilità, soprattutto anche in queste manifestazioni locali. Vitaldent, per parlare un attimino dell'azienda, è un network che conta più di 600 cliniche a livello internazionale. Siamo presenti in Italia con 104 centri e 500 centri sono solo in Spagna. Io ho acquistato il centro di Mazara da circa un mese, quindi sono in Francesi con la Vitaldent. Dopo 20 anni di marketing, di lavoro, di iniziative Vitaldent, contando sia sulla prevenzione che sulla tecnologia che le cliniche dispongono per offrire delle prestazioni di alta qualità verso i pazienti con dei costi contenuti. Il motto della clinica è sempre quello di poter essere all'avanguardia e oggi ci avvaliamo di tutte le tecniche che sono disponibili da questo punto di vista, dai CAD CAM all'implantologia a tutto quello che naturalmente necessitano i pazienti. Soprattutto contiamo adesso sull'estetica dentale e abbiamo molta cura verso i bambini per la cura odontoiatrica. Cosa ne pensi della serata, della giornata di oggi? Allora, ciao, io sono Florinda. Bellissima serata, per me non è la prima volta che consigliere Francesco Foggia mi fa partecipare a queste manifestazioni. Che dire, bellissima, tanta gente, si stanno divertendo. Perfetto, cosa ne pensi della giornata di oggi, della serata? Allora, ciao, mi chiamo Marilena, penso che è una serata che è riuscita molto bene e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di partecipare.
Perfetto, cosa ne pensi della giornata di oggi? Allora, ciao, sono Giusy, è stata una bellissima giornata, nuova per me perché è una nuova esperienza, però grazie al consigliere Francesco Foggia che mi ha dato questa possibilità, ho scoperto che è veramente bellissimo e anche vedere le persone comunque che si stanno divertendo, quindi è andata benissimo. Perfetto, cosa ne pensi della giornata? Ciao, sono Fabiola Diodato e ringrazio il consigliere Francesco Foggia, è stata una bellissima giornata, un'esperienza nuova e di vedere la gente contenta. Perfetto, cosa ne pensi della giornata? Ciao, io sono Federica, per me non è la prima volta che grazie al consigliere Francesco Foggia partecipo a una manifestazione del genere. Bellissima serata, bellissima giornata, vedere la gente divertirsi è bello. Questa atmosfera che Borgata Costiera offre questa sera in occasione della seconda serata della Festa del Pane, una serata che offre una sorta di giro intorno al mondo, dal Giappone con le arti marziali fino a Cuba con i balli che vedremo più tardi sul palco e tanta, tanta, tanta comicità e ottimi cibi che verranno qui degustati dai turisti e dai cittadini che sono a corso in massa. La Festa del Pane di Costiera, siamo nella strada dei Lavatoi, accanto a me il signor Damerino della cantina Colomba Bianca. Allora, quali sono stati i motivi che l'hanno portata a esporre i suoi prodotti a questa festa? I motivi sono tanti, in particolare perché la nostra cantina fa sede a 5 stabilimenti e da circa più di 30 anni che esiste nel territorio e quindi siamo spinti a promuovere i nostri prodotti locali come i nostri vini siciliani, ad esempio il grill, il catarratto, poi c'è tutta la serie della filiera con lo chardonnay, però andiamo a cedere più avanti. E siamo contenti di partecipare a queste manifestazioni perché danno un buon segnale sia nel territorio locale che nel territorio pure nazionale, essendo che ci sono turisti in Sicilia, specialmente nel periodo di agosto, siamo propensi a fare delle degustazioni. Quindi tornerete in una prossima occasione? Sicuramente, perché il nostro presidente ha questi obiettivi, li porta sempre avanti e quindi è una bella cosa ed essere conosciuti fa bene, sia per il vino che per la gente. Melinda Ingargiola, qual è stato il motivo che l'ha spinta a venire a esporre le sue opere alla Festa del Pane di Costiera? Perché credo che l'arte sia poco valutata e soprattutto nel nostro quartiere, quindi dobbiamo metterla in mostra e niente di meglio che noi giovani possiamo esporre e quindi farci conoscere e farla rivivere. In che modo lei esprime la sua arte? Io diciamo che do molta poca importanza ai soggetti, ma più che altro ai colori e alle pennellate che si sovrastano. Penso alla forma e al colore. Siamo con Bartolomeo Erbini qui alla prima Festa del Pane di Borgata Costiera. Bartolomeo Erbini della Brodo Fix, allora puoi illustrarci quali sono i prodotti della sua azienda? Sì, al di là dei prodotti che sono dei preparati del brodo, vorrei dire intanto grazie a coloro che hanno organizzato. Questo è veramente per noi come aziende è stato un grande rilancio ed è un aspetto che può portare sicuramente cultura, innovazione e non soltanto, contribuisce anche al benessere generale, anche dell'economia. Cosa spinge un esperto di cucina come lei a esporre qui a Borgata Costiera? Ma noi la sede l'abbiamo qui, quindi è da qui che poi ci spostiamo in tutta Italia. Ecco, questa è. Cosa ci spinge? Ci spinge di portare avanti delle qualità. Sono dei preparati per brodo particolari senza glutammato che noi portiamo avanti già da circa 25 anni e vogliamo sempre migliorarne la qualità per cercare di dare alla gente appunto qualcosa sull'aspetto salutistico. Allora benvengano queste occasioni che vi permettano di far conoscere ancora di più i vostri prodotti. Sicuramente, queste sono delle cose straordinarie, abbiamo avuto già successo, il prodotto è già conosciuto in molte parti, ma quando assaggiano alcune pietanze con questi condimenti ci danno veramente onore. Ecco,
e prestigio maggiormente all'azienda. Siamo con Erasmo Farina del bar Costiera. Allora Erasmo, come puoi confermarci che è cambiata l'atmosfera qui al bar in questi due giorni di festa? Sì, grazie al consigliere e al nostro aiuto dei borgheggiani siamo riusciti ad organizzare qua questi tre giorni di festa, la prima festa del pane. E diciamo che la prima sera è andata bene, speriamo la seconda e anche la terza. E magari di esserci qualche cosina in più tutto l'anno, perché due feste così sono poche, però va bene così, ci accontentiamo. Grazie a Foggia e al nostro aiuto siamo riusciti ad organizzarci molto bene, speriamo che vada tutto bene. E grazie alla gente che viene qua. In quale misura è cresciuto l'afflusso dei clienti di questo bar? Ieri sera dell'80%, diciamo. Sì, e speriamo anche stasera e domani sera. Il maestro Vito Marino della SD Taekwondo 2000, oggi avete offerto una serata di grande sport, ma soprattutto di grande spettacolo questa sera in Piazza del Popolo. Sì, è stata una bellissima serata, ringrazio soprattutto il consigliere Ciccio Foggia che ci ha invitato in questa meravigliosa serata di questa piazza bellissima, dove sì, queste quattro serate ha lietato con vari spettacoli, quindi siamo stati onorati di far parte a questa dimostrazione, questa serata fantastica, con un bel pubblico, di tanta gente, visto il caldo che fa, venire qua all'aperto, fare una dimostrazione del genere per noi è stata una cosa fantastica. E poi regalare a questo meraviglioso pubblico dei momenti emozionanti con dei ragazzi che fanno sacrifici in palestra, che danno tanto oltre a studiare, fanno un'attività sportiva sana, puro divertimento e sport, penso che sia la cosa più bella che si possa fare questa sera. Come nasce l'idea di unire l'arte del combattimento all'arte del cibo, in particolare del pane? Penso che per quello che si sente in TV, vari scandali sportivi, doping e tutte queste cose qua, che non fa parte del nostro mondo e neanche di altri sport, perché mirato su alcuni sport, penso che l'alimentazione sana sia il cibo più importante che abbia bisogno il nostro corpo, quindi penso che il pane, i carboidrati e tutto quello che ci gira attorno sia la cosa fantastica. Ideali proprio per un combattimento come quello che abbiamo appena visto? Credo di sì, oggi non abbiamo fatto vero e proprio un combattimento, abbiamo dimostrato che cos'è il Taekwondo, è l'arte di colpire calci a volo e pugni, e quindi non solo calci e pugni, ma soprattutto sport, amicizia, pace e tutto quello che è lo sport in generale. Alla festa del pane di Borgata Costiera anche l'assessore Ballatore. Allora, come le è parsa questa serata e se si sta divertendo molto? Ma innanzitutto, oltre al divertimento, c'è da prendere in considerazione la compartecipazione da parte di tutti gli spettatori, dei nostri concittadini e dei turisti che anche questa volta sono presenti in massa. Noi riteniamo che questa manifestazione, che una volta che l'hanno data la nostra presenza anche all'Expo di 2015 di Milano, consideriamo questo momento di crescita culturale, cereo-agricola che sta mettendo in campo la Borgata Costiera, una nostra appendice a quello che già abbiamo programmato e fatto con la nostra presenza a Milano. Questo è l'anno del benessere alimentare, questo è l'anno in cui le eccellenze debbono privilegiare avere priorità in tutti i settori. Borgata Costiera si sta dimostrando, mettendo in campo quella che è la sua tradizione di un territorio prettamente agricolo, e quello che le può dare come la natura, come la terra che calpestiamo mette in condizione di produrre le nostre eccellenze. Questo fa parte anche della cultura, questa fa parte del nostro programma amministrativo, e su queste cose noi continueremo a spenderci. Un'occasione per ringraziare
il Lunac, per ringraziare la Prologo, per ringraziare il consigliere Foggia che ha messo in campo questo grande sforzo di organizzazione, che ha voluto fortemente questo, ma soprattutto e innanzitutto la nostra disponibilità, il nostro piacere e dovere di essere qui a Costiera con tutte le nostre piccole forze, considerando i tempi che ci sono, ma con tutta la volontà e la voglia di poter crescere e continuare ad espanderci su questo territorio nel modo migliore, offrendo le nostre migliori cose. Le nostre migliori cose sono quelle che producono la nostra terra, il nostro cielo e il nostro mare. Da qui oggi rappresenta e racchiudiamo una parte dell'Expo 2015. Quindi quel ruolo può avere la cucina mazzarese e il pane in particolare per il futuro dell'alimentazione mondiale? Ecco, questa è una delle eccellenze che noi abbiamo. Oggi tutti possiamo fare tutto, però non è più necessario questo. Oggi dobbiamo sperimentarci in quel settore dove può privilegiare solo e esclusivamente la eccellenza del prodotto. La Borgata Costiera, con la prima fiera del pane, sta mettendo in moto un meccanismo tale e tanto da domani continuare ad essere rinnovato e a dare quel frutto, che quel segnale alla nostra terra e ai nostri vicinori di eccellenza e di cose buone. Non c'è più notte che ci possa fermare. La nostra sorte del sapere aspettare, che tanto va via sale, non ti vedo più, vorrei tanto forte urlare di più, e poi dimentico che il sole a volte cambia di colore, su quel giallo intenso vorrei morire. Tanta buona musica questa sera, la seconda serata della Festa del Pane di Costiera. Siamo con la Cola Band e con il suo leader Cola dei Cola Band. Allora, Cola, con quale impatto avete festeggiato questi 10 anni dalla vostra fondazione insieme al pubblico di Borgata Costiera? Per noi è un piacere essere qua a Borgata Costiera, perché è una frazione della nostra città. E devo dire, questa sera ho scoperto dei posti magnifici, perché le stradine illuminate con tutti questi stand, veramente una cosa bellissima. 10 anni della nostra band e l'abbiamo festeggiata come ieri sera, che abbiamo suonato nella piazza di Mazara, in piazza Plebiscito. Questa sera ci troviamo qua a far ascoltare sempre le nostre cose, le nostre canzoni, quello che noi scriviamo e quello che portiamo in giro per la Sicilia, per ora, ma mi auguro anche oltre la Sicilia. Nelle vostre canzoni c'è molto della Sicilia e delle sue particolarità. Quanto rispecchia ancora la Sicilia di oggi i vostri brani, e quanta rabbia c'è per magari non vederla come la vorreste vedere? Rabbia c'è, perché magari non ne trovi più nei giovani di adesso tutta quella aspirazione, quella che avevamo noi da piccoli, cercare di vedere una Sicilia più bella, più colorata. Invece secondo me non è cambiato proprio niente, è rimasto tutto, soprattutto in Sicilia, è rimasto, anzi siamo andati indietro cercando quelli che ci comandano di voler fare qualche cosa, ma secondo me non hanno fatto proprio niente. Non voglio essere polemico, non voglio parlare di politica, noi non parliamo di politica, facciamo quello che ci sentiamo e quello che ci viene esce da solo. Qualcuno del gruppo o anche lo stesso Cola vuole dire come si è trovato questa sera a Costiera? Lui è il ragioniere del gruppo. Siamo veramente contenti di essere stati qua a Costiera, perché abbiamo trovato innanzitutto un pubblico che non ci aspettavamo, veramente meraviglioso, un foltissimo pubblico che ci ha accolto in maniera veramente molto bella, ci ha fatto sentire veramente a casa e ci ha dato quella spinta che ci serve quando saremo sul palco per esprimere proprio quello che vogliamo dire. Cosa volete dire al pubblico di Borgata Costiera che ha corso in massa alla Festa del Pane? Che sono stati molto calorosi, l'emozione regna, fa crescere anche molto l'adrenalina dentro noi per farci per dare il meglio, appunto. Il modello lo deve compilare, ma che ha capito? Compilo? Sì, compili questo modello da sopra, sotto e ogni sua parte, si spieghi. Compilo? Sì, si spieghi che è tardi. E posso mettere qua? Si mette su ne vola, passa se speruglia. Ma c'è pane mi pila? Si c'è la pizza qua. Che schifo, questo c'è la pizzucca, aspetta che
facile vedere una carincia. Ma che schifo sta facendo? Ha pensato che ha sputato. Venisse con Milo da sopra sotto. Ma mi dia qua, che schifo, che schifo. Risate a crepapelle con i mamà, Natale e Antonino. Allora, qual è stato il vostro impatto con il pubblico di Borgata Costiera? Posso dire che c'è stato un bel impatto, perché il pubblico, diciamo, che ci ha coinvolti molto. E noi è questo che cerchiamo, che già quando vediamo un pubblico che si adegua, diciamo, e si mette in gioco a fare delle risate, a fare degli applausi, già è lì che noi ci scateniamo, e noi cerchiamo proprio questo per poi mettere quello che di spontaneo esce da noi. Antonino, cos'è per te la risata? La cosa più importante di un cabaret. Mi permetto di scherzare su noi siciliani, perché pensate, come diceva Cicerone nel primo secolo avanti Cristo, diceva che i siciliani hanno una grande particolarità, che è quella di ridere degli altri, ma di ridere di loro stessi. La nostra famosa autoironia, che ci ha fatto superare difficoltà, dominazioni, sofferenze, che si racchiude in una formula filosofica che è solo ed esclusivamente siciliana. Come risorge il siciliano dalle difficoltà? C'è la crisi? Fottiti! Non c'è travaglio? Fottiti! Signori, meno male che esiste il fottitino. Noi grazie al fottitino abbiamo superato tutto. Pensate, grazie al fottitino abbiamo sconfitto 13 dominazioni in Sicilia. Arabi, normanni, tedeschi, francesi, bizantini, spagnoli, caco, arriva fotti in Sicilia, lo facciamo, aspetta, per motivi di ospitalità. Ma ce n'è una 14ª in corso, ci stanno dominando silenziosamente e sono immuni al fottitino. Lo sapete di chi sto parlando, no? Attacca, basta. I cinesi. Dico, faccio una domanda, ammazzare cinesi, i cinesi? Ormai queste, noi ovunque andiamo diciamo cinesi, cinesi, oh, non c'è niente di male, signori, ormai i cinesi ci stanno conquistando, il futuro della Sicilia sarà cinese, io ve lo dico, guardate, io che ho un giro nel mondo, una Chinatown, la vedo ovunque, ma io in Sicilia non me l'aspettavo. Ma come noi che siamo un popolo più chiuso, intanto sti cinesi, tu vedi un cinese passeggiare in Sicilia, il giorno dopo vedi un negozio di abbigliamento con tre palle rosse appezzate dalla vacca, visto mai? Che poi poverini non danno fastidio a nessuno. Voi nella vita sociale l'avete visto mai un cinese? Fuori dal negozio un sevino. Hanno una botola dentro un negozio e scendono da sotto, un sevino no. Perché in un supermarket l'avete incrociato mai un cinese? Un giorno. In un pronto soccorso un cinese l'avete visto mai? Ma perché un funerale di un cinese l'avete visto mai? Dico, io gli auguro tutto il bene del mondo, ma qualche cosa ci può bene, un ne vanno a finire, un funerale non so fare, un terreno non c'è, io non lo so, sono preoccupato, perché intanto fate tutti questi ristoranti di sushi che gravano, già va, non scherzo, ci mancherebbe, dopo. Però siccome io sono uno che studia, ho capito perché i cinesi si stanno insediando nel nostro territorio. Perché noi quando parliamo in siciliano, involontariamente parliamo un po' in cinese. Noi non lo sapevamo, ma loro ci ascoltavano e si sono inseriti nel territorio. Vi do una piccola lezione di cinese siciliano. Per esempio, una delle parole più diffuse siciliane, come chi è stato, come si dice in siciliano? Vedi? Vedi che parliamo in cinese? Ku fu, non è che siciliano lo fa. Cofoga è siciliano. Chi è stato che mi ha spinto? Kufu, mammo, tau. Sento come parliamo in cinese. Aspetta! Mi ha scoperto. Minku ciao. Sento come parliamo in cinese. Ho inciampato. Cimpinciu. Aspetta. Sono un po' claudicante. Mi shangai. Quando tu non dai confidenza a un siciliano, glielo dici in cinese, ma cute caca, o siete?
Eccoci con l'artista più atteso della Festa del Pane di Borgata Costiera, Sasà Salvaggio. Allora, dopo 20 anni di onorata carriera, qual è stato l'impatto che ha avuto con un pubblico siciliano che, c'è da dirlo, non si smentisce mai? Per fortuna, attenzione, no? Bene, contento. Come l'inizio, dopo 20 anni la gente ride ancora di più, perciò insomma, felicissimo. Cosa ne pensa di questa 3 giorni di festa che è stata organizzata qui a Mazara del Vallo? Cosa ne pensa dei mazzaresi? Figurati come penso di tutti i siciliani, è bello, si organizzano d'estate, approfittiamo della bella stagione Rucavoro con se ne può più ed è una bella occasione per stare tutti insieme, passare una serata tranquilla con le famiglie, con gli amici, mangiare perché per noi è fondamentale, ma insomma si passano delle serate veramente in serenità. Appunto il cibo è stato uno dei temi che hai lanciato dal palco di Piazza del Popolo, ecco, che cosa ne pensi del cibo siciliano e del cibo di Mazara, visto che il pane è stato uno degli alimenti principe di questa regione? Ma ti devo dire che noi veramente, per noi il cibo è fondamentale, ovunque vai in Sicilia mangi bene, devo dire la verità. Poi non tocca a me decidere o definire insomma le bellezze del cibo trapanese, mazzarese, insomma voglio dire in Sicilia guarda mangiare male proprio tu devi essere talmente scarso che è difficile. Cosa vuoi dire al pubblico mazzarese che accorre a queste serate? No, contento, abbiamo cominciato tardi, ma come hai visto, cioè l'una e ancora la gente dice, un'altra andicchia potevamo stare, cioè, potevamo fare l'alba qua stasera. Bene, contento, li ringrazio come sempre il calore siciliano che sembra una cosa facile, ma non è così facile, però devo dire che a me vogliono bene, insomma, cioè, sono molto contento. Che appoggio, vedi, ragazzi, tutte volte sicure su chi sono Scaglianotto. Scaglianotto! Ma è giusto, uno che si batte per la propria comunità, che organizza, insomma, non ho capito. Amore, quando c'è uno mezzo buono, non voglio allargare qua. Serate fantastiche presentate da Miriam Norrito, diciamo che questa impresa titanica è finita finalmente. Sì Piera, grazie anche perché tu ci sei sempre stata vicino, grazie alla tua redazione, hai visto l'impegno e il lavoro che c'è stato non solo da parte mia ma da tutto il team e lo staff, ce l'abbiamo fatta. Sei contenta che è finita, tutto è andato tutto bene, 3 giorni meravigliosi, sicuramente stancanti. Sì, e devo essere contenta perché ne parlavamo proprio prima, perché la competizione è stata tanta, competizione si parla sempre in maniera positiva, ovvero gli eventi in contemporanea erano organizzati, erano parecchi, eppure Borgata Costiera ha portato tantissimo turismo interno, c'è stato un grande movimento, un grande flusso e io di questo sono davvero orgogliosa e devo sempre soltanto ringraziare questo pubblico meraviglioso di Borgata. Shake your tambourine, move it quicker, quicker. Yeah, I'm shaking down the town. Get the picture, picture. I'm moving on the floor, gotta love that. How she keep it going on, gotta love that. Sono appena scesi dal palco i ragazzi della Dance Complex, sono stati fantastici sul palco, hanno aperto la serata in maniera magnifica. Sì, si sono abbastanza divertiti e per noi è un grande piacere sempre presenziare in queste manifestazioni dove come promozione c'è alla base l'arte. Quindi per noi un grande piacere e anche per loro perché comunque loro studiano molto e ci tenevo a dire che comunque sono vincitori di un concorso molto importante in Sicilia che si chiama Arte Sicilia 2015 e quindi sono molto orgogliosa di loro. Cosa ne pensi di queste 3 serate e soprattutto di quest'ultima? Ma come ripeto, per noi è un grandissimo piacere quando veniamo chiamati per queste manifestazioni dove c'è l'arte in primo piano, che possa essere la danza come la pittura, la fotografia, quindi ce ne dovrebbero essere ancora di più e speriamo che in futuro sia sempre migliore. Magari sarete presenti anche l'anno prossimo. Con molto piacere, lo speriamo. Dopo 3 giorni di Festa del Pane qui a Borgata Costiera possiamo tirare le somme di quello che è successo, della gente che è arrivata? Senz'altro, senza ombra di dubbio, non ce l'aspettavamo, sapevamo che sarebbe andata bene, ma in effetti è andata benissimo. Una bella affluenza.
dicevo poc'anzi alle donne che hanno collaborato, che sono state la vera e propria anima dell'iniziativa, perché hanno definito me come anima della manifestazione, ma in effetti non è così, perché sono stata coadiuvata da un bellissimo staff, quindi molta gente che già dalla prima sera, da domenica, in una giornata caldissima si è precipitata a Borgata Costiera anche nelle prime ore del pomeriggio per visitare gli stand, per assistere quindi anche a queste belle iniziative che ci sono state. Molti mazzaresi, ma non solo, mi dicevi poco fa. Sì, molti mazzaresi, ma anche tanti turisti, persone che addirittura sono venute da fuori, c'erano persone, dei turisti stranieri, delle persone che arrivano dal nord, quindi Mazara è sempre una bella meta durante il periodo estivo, però non ci aspettavamo di vederli pure a Borgata Costiera, perché è una realtà poco conosciuta. Magari un evento che si può ripetere negli anni e chi lo sa, magari diventare come il Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Senz'altro, l'idea è proprio quella. Quando il promotore dell'evento, il consigliere Francesco Foggia, che ringrazio personalmente per avermi coinvolta professionalmente in questa iniziativa, mi ha proprio chiamata nell'organizzazione di questo evento, ci siamo detti può essere la prima festa del pane. Infatti l'evento si intitola appunto Prima Festa del Pane, con l'auspicio che si ripeta negli anni. Left the air, but just because the record has a groove, don't make him in the groove. But you can tear right away to letter A when the people start to move. Woo! You can feel it coming over, and you can feel it over, people. You can feel it coming over, oh, and you can feel it over, people. Go. Siamo con Max Petronilli, allora si può dire che questa sera The Winner is Mazara del Vallo con la sua Borgata Costiera? Si può dire, fantastica, una bellissima festa, ho apprezzato anche proprio mangiando le cose che ci sono in questa festa del pane, che fra l'altro è fantastico girare per queste viette così piene di luce e di persone che entusiaste girano così per tutta la Borgata. Appunto, cosa ne pensi di queste persone, del pubblico siciliano? Io penso da sempre, sono un po' di parte perché avendo anche i miei zii che abitano qui in Sicilia, io amo moltissimo la Sicilia, appena posso scappo e vengo qui. Sono abituato a venirci e a sentire il calore delle persone siciliane che sono affettuose, ospitali al massimo, mi piace moltissimo la Sicilia. Hai degustato qualche piatto tipico grazie a questa mostra, qualcosa ti è piaciuto di più? Ho appena mangiato un fantastico couscous. Couscous della casa? Della casa, veramente mai mangiato una cosa così buona. A Roma forse Civitavecchia non ne fanno. No, non sappiamo fare questo piatto e quantomeno se si prova non riusciamo a farlo in questo modo. Magari facendo un gemellaggio, visto che Mazara del Vallo e Civitavecchia sono due città di mare. Beh, questa sarebbe un'ottima idea, è una cosa con cui potrei parlare con chi è al comando, diciamo, a casa mia. Grazie allora. Grazie a voi tutti. Accanto a me Andrea Pinta, rappresentante della Pinta e Zottolo, sponsor della manifestazione a cui stiamo assistendo. Qual è l'importanza quindi per una ditta privata di sponsorizzare e aiutare eventi di questo genere? Diciamo che è molto importante per noi in quanto la nostra azienda è presente nel nostro territorio da più di 60 anni e quindi molto innamorati della nostra città e di tutti i posti limitrofi. È giusto quando ci siano queste iniziative di tipo artistico culturale che promuovono il territorio, è importante essere presenti con qualche piccolo contributo, con qualche piccolo supporto a quegli amici che hanno tanta voglia di far appunto emergere i valori della nostra terra, i valori della nostra tradizione. Ecco, questo è molto importante per chi ama il proprio territorio, diciamo è pane di vita, è giusto così. Io sono molto emozionata, ma una cosa la devo dire per forza. È da tanti anni che abito a Costiera, quasi 50, e mai nessuno si era interessato di noi.
e venivo qua d'estate e c'era sempre un mortorio, dicevamo noi. E tutto è cambiato da quando Francesco Foggi ha posato i suoi occhi e il suo cuore in questo posto, dando valore a ciò che valore per tanti non aveva, perché Mazara Costiera non era conosciuta quasi da nessuno. Quindi il nostro ringraziamento va veramente di cuore a Francesco e spero che sempre il suo cuore, i suoi occhi, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, siano rivolte a noi. Siano rivolte a noi. Grazie, grazie veramente di tutto. Accanto a me il signor Siracusa di Lavajet, appunto uno degli sponsor dell'evento a cui stiamo assistendo. Qual è l'importanza di partecipare, sponsorizzare un evento di questo genere? Una cosa molto bella è di essere presenti e soprattutto la cosa che mi dà soddisfazione è quella di poter aiutare un evento del genere per poter far crescere il nostro territorio che ce n'ha veramente tanto di bisogno. Una tre giorni veramente strabiliante quella che si è tenuta qui a Borgata Costiera Mazara del Vallo, grazie anche all'aiuto della regione. Accanto a me l'onorevole Odo del PSI, dobbiamo anche dire, voglio sottolineare che un evento questo organizzato da un componente del PSI, Francesco Foggia, consigliere comunale qui a Mazara del Vallo, molto attivi quindi componenti del PSI. Ma io voglio intanto ringraziare il consigliere Foggia perché mi ha fatto conoscere una borgata veramente caratteristica, questa borgata costiera che io onestamente non conoscevo, un pezzo di Sicilia che a mio parere meriterebbe di essere conosciuto anche dai turisti, che si vive quella che era la sicilianità anche di un po' di tempo fa e che è rimasta conservata. Questa festa del pane è una bella iniziativa, intanto perché collega a un richiamo turistico le nostre storie e la nostra tradizione anche enogastronomica, e questo è importante. E in un momento nel quale gli enti locali, lo Stato, la Regione hanno difficoltà a organizzare eventi anche per carenza di risorse finanziarie, che ci sia un'iniziativa spontanea che viene da uomini del territorio come il consigliere Foggia e gli amici che lo hanno coadiuvato, questo è fondamentale. Quindi io sono stato felice a nome dell'Assemblea Regionale Siciliana di sponsorizzare e dare una mano nella realizzazione di questa iniziativa, che è la prima edizione. Io mi pare di capire, per il grande consenso e il grande successo di pubblico che ha avuto, essa andrà sicuramente ripetuta magari nelle prossime edizioni in forma ancora più eclatante e più grossa. Io credo che Mazara meriti questo. Questa provincia è una provincia in cui transitano già milioni di turisti attraverso l'aeroporto di Giovanni Birgi, ha tante cose da mostrare. C'è San Vito Lo Capo, ci sono le Egadi, ma anche l'area del Mazzarese esprime delle belle realtà come questa cultura contadina genuina che questa festa del pane ha cercato oggi di mettere in luce. È un'esperienza da proseguire e complimenti a Ciccio Foggia e agli amici di Mazara del Vallo. Con noi anche una delle hostess che ha lavorato a questa tre giorni, la tua opinione, cosa ne pensi appunto di questo evento? Penso che sia un evento straordinario, ho visto proprio la gente immersa venire qua proprio unita in questa manifestazione, proprio che vede la calorosità della gente e di tutti quanti. Penso che è un'operazione da ripetere e soprattutto da prendere da esempio anche dalle nostre città vicine. Complimenti a Francesco Foggia, che è l'organizzazione di tutto quanto, e in bocca al lupo al prossimo. Quindi onorevole, l'appuntamento all'anno prossimo. Io spero che l'anno prossimo, sono sicuro che sull'onda di questo successo ci saranno le condizioni per organizzare un evento anche di maggiore spessore. Sicuramente la prima esperienza è sempre quella che magari si pecca anche di qualche ingenuità frutto dell'inesperienza, ma mi pare già abbastanza ben oliata l'organizzazione per essere un primo evento. Io sono sicuro che con calma il secondo andrà sicuramente meglio. Consigliere Foggia, siamo arrivati al culmine di queste tre giornate, adesso abbiamo anche saputo di questo attestato di essere appunto socio onorario di un'associazione molto prestigiosa. Diciamo che è un attestato di stima che comunque mi riempie veramente d'orgoglio. Dico semplicemente che la stima comunque è reciproca anche per queste ragazze che veramente lottano nel mondo del volontariato. Naturalmente
Parto sempre dal presupposto che per realizzare un evento c'è bisogno veramente dei bravi collaboratori, e io ho trovato nell'UNAC veramente dei grandi collaboratori. Sono stati sempre presenti, notte, giorno, magari a volte sono pure stressante perché comunque ognuno di loro ha delle attività dove portano avanti delle famiglie, e magari io sono sempre lì dietro a chiamarli nel interesse della riuscita dello spettacolo. Le chiedo scusa all'UNAC se magari sono stato a volte pure un po' pesante, ma l'interesse è quello sempre di realizzare, e io lavoro sempre in maniera meticolosa e minuziosa per dare comunque grande visibilità anche a questa associazione, che si è dimostrata amica e lo dimostrano i fatti con questo attestato di stima. Dico semplicemente che questo evento è stato un evento di fondamentale importanza. Ha disegnato la storia a Borgata Costiera. Diciamo che in passato ho fatto riscoprire dalle ceneri Via dei Lavatoi. Ero stato promotore 3 anni fa per quanto riguarda il ripristino e la riqualificazione di quella via. Ci sono riuscito grazie anche al sindaco Nicola Cristaldi, che ha ascoltato la mia proposta. E adesso invece, oltre alla riqualificazione, siamo passati nel mondo dello spettacolo. Abbiamo organizzato una piccola fiera che tante persone ci hanno invidiate. Non parlano solo in provincia, parlano anche fuori dalla Sicilia, e questo ci riempie d'orgoglio a noi e all'UNAC. Devo ringraziare anche la Proloco, che ha coadiuvato pure l'UNAC negli allestimenti degli stand, nel nome dell'architetto Liane Ingenito, anche ha gestito benissimo il reparto della degustazione. Noi magari abbiamo fatto un lavoro diverso, ci siamo occupati soprattutto dell'evento di Piazza del Popolo, che sono stati degli eventi di fondamentale importanza. La festa del pane è una festa che comunque ha dato valore a questa borgata, ha dato, diciamo, veramente alta risonanza, e l'abbiamo visto con le presenze massicce che arrivavano non solo dalla città di Malazzara del Vallo, e questo ci deve riempire d'orgoglio. Significa che abbiamo fatto e abbiamo tracciato una linea molto importante a questa borgata, alle frazioni della città di Malazzara del Vallo. Sono manifestazioni da ripetere. Ho detto sul palco, non so se sarà ripetuta Borgata Costiera o magari un'altra zona della città. Sicuramente la prima festa del pane deve continuare, perché è stata da esempio, i cittadini mazzarese hanno accolto questo messaggio. Hanno accolto questo messaggio perché può diventare come un piccolo Cucuzzi Festival o un grande Cucuzzi Festival, come si è fatta a San Pietro Capo. Naturalmente bisogna crederci, e loro, ho trovato persone che credono in me e che anche io credo in loro, e sono convinto che in chiave futura ci possiamo solamente migliorare, e in sinergia possiamo disegnare delle belle cose. Dico semplicemente che devo ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato nella riuscita di questo evento. Non li posso citare uno per uno perché sono tante, e ci sono comunque aziende molto importanti. Devo ringraziare l'ARS, l'Assemblea Regionale Sicilia, nel nome dell'onorevole Oddo, che è riuscito a fare sancire comunque la Regione Sicilia proprio l'UNAC attraverso un contributo economico, che dico pure la somma di 3.000 euro, perché sono atti pubblici. Ringrazio il sindaco Cristaldi, che ha acquistato la prima serata dell'intera manifestazione con l'importo di 1.500 euro, perché no, noi diciamo comunque facciamo chiarezza anche sulle somme. Ma ringrazio tutte quelle aziende veramente che hanno messo il cuore e che sono spese perché hanno creduto in questi grandi valori della prima festa del pane, della civiltà contadina. La civiltà contadina che rappresenta la città di Malazzara del Vallo insieme alla pesca. La civiltà contadina che non è comunque solo intesa come campagna, ma anche come arte e come cultura. E attraverso la cultura e l'arte proprio abbiamo realizzato l'estemporanea di pittura, e non solo. Abbiamo fatto il concorso dei panificatori. Ringrazio tutti i panificatori di Mazzara, e ringrazio il comitato di San Giuseppe per questi pani artistici che hanno deliziato tutta la platea, e non solo, tutti i turisti che comunque hanno visitati, che sono rimasti esterrefatti dalla loro bellezza. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato, ringrazio TeleBS, l'Opinione, che sono stati vicini a questa manifestazione. Naturalmente non finisce qui, dico semplicemente questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Stiamo per assistere appunto alla consegna dell'attestato come socio onorario dell'UNAC al consigliere Foggia. Come nasce quindi questa idea? Quest'idea è venuta al presidente dell'UNAC Mazzara, signor Vito Lagna, che mi ha prospettato questa sua iniziativa di voler consegnare a Francesco Foggia questo attestato, volerlo iscrivere come socio onorario alla nostra associazione. Io ho consultato giustamente il presidente nazionale dell'UNAC, il quale si è detto felicissimo di annoverarlo fra i nostri soci onorari, e quindi questa sera cogliamo l'occasione
di questa splendida manifestazione per consegnare personalmente a Ciccio Foggia, così noi lo intendiamo, l'attestato, la pergamena di socio onorario benemerito. Sarà lei a consegnare l'attestato, diciamo intanto prima quindi due parole al consigliere Foggia. Non credo che ci sia molto da dire, è stato un amico, un collega, una persona che si è dato molto da fare per questa manifestazione. Direi che se non fosse stato per lui la manifestazione non sarebbe riuscita in questa maniera. Bene, lascio la parola a voi per la consegna dell'attestato.